Bentornati, pace e bene. Oggi, 8 agosto, ricordiamo San Domenico di Guzman. Ascoltiamo. Nato a Calaruega in Spagna nel 1170 da Felice Guzman e Giovanna di Asa, fin dalla tenera età Domenico fu consacrato al Signore da sua madre, la quale aveva visto in sogno che il figlio era destinato dal Signore a compiere cose grandi nella Chiesa. A 14 anni fu inviato all'Università di Valenza, di dove uscì con la laurea in retorica, filosofia e teologia. Terminati gli studi, a 24 anni entrò fra i canonici regolari della cattedrale di Osma e fu ordinato sacerdote. Si dedicò alla conversione degli eretici albigesi, ma dopo tante fatiche, visto che quello scoglio era troppo duro per essere spezzato da un uomo solo, meditò di istituire un ordine di uomini religiosi, i quali unissero agli esercizi di pietà lo studio delle scienze ecclesiastiche, per dedicarsi specialmente alla predicazione. Pregò molto affinché il Signore gli manifestasse la sua divina volontà e finalmente comunicò il suo disegno ai vescovi della Linguadoca e tutti unanimemente approvarono. L'ordine cominciò le proprie attività nel 1215 con i primi 16 missionari. Il 22 dicembre 1216 Onorio III darà l'approvazione ufficiale definitiva e il suo ordine si chiamerà Ordine dei Predicatori. Il 15 agosto 1217 Domenico dissemina i suoi figli in Europa inviandoli soprattutto a Parigi e a Bologna, principali centri universitari del tempo. Poi, con un'attività meravigliosa e sorprendente, prodiga tutte le energie alla diffusione della sua opera. La principale gloria di San Domenico è però quella di aver divulgato la bella devozione del Santo Rosario. Mentre egli predicava nella lingua d'oca per la conversione degli eretici, vedendo che gran parte delle sue fatiche riuscivano vane, ricorse all'intercessione della Vergine e tramite il rosario riusciva a riportare le persone a Dio. Sfinito dal lavoro apostolico ed estenuato dalle grandi penitenze, Domenico morì il 6 agosto 1221 nel suo amato convento di San Nicolò delle Vigne a Bologna in una cella non sua, perché lui, il fondatore, non l'aveva. Circondato dai suoi frati, cui rivolgeva l'esortazione ad avere carità, a custodire l'umiltà e a possedere una volontaria povertà. San Domenico è il fondatore dei Domenicani, detti anche predicatori. Questi uomini che all'inizio erano dei semplici preti, non tanto ricchi, ma anche poveri, ma molto colti, molto preparati, avevano questa ispirazione, andare in giro e predicare il Vangelo di Dio. La predicazione, quest'arte nobile che vogliamo riscoprire proprio oggi per l'intercessione di San Domenico, cercando di incoraggiare i predicatori, cercando di valorizzare quelli che meritano, come invitandoli nelle nostre parrocchie, stando attenti alla loro parola, cercando di supportare la loro missione. Ecco, questo è molto molto importante, che ci siano dei predicatori, e dico anche a tutti i laici che ci stanno ascoltando di creare occasioni per portare appunto dei predicatori proprio nei luoghi in cui non sono abitualmente. Ormai siamo abituati solamente a sentire una predica durante un'omelia, invece che bello potrebbe essere creare delle occasioni di scambi di idee, di confronti anche con altre varie personalità, ma ecco, con la presenza di un predicatore in grado di esercitare il suo carisma di trasmettere la parola di Dio ed invitare le anime alla contemplazione del Signore e alla preghiera più profonda, nella scoperta di Dio nello Spirito. Allora ci affidiamo a questo potente intercessore, San Domenico, prega per noi.